È stato presentato all'ex collegio dei Filippini il progetto denominato Iris, rivolto alle famiglie, ai giovani e anziani che vivono in situazioni di solitudine e di marginalità. A illustrare il progetto è stata la presidente della cooperativa sociale Serena, Teresa Urso, il responsabile cittadino del centro aiuto alla vita, Angelo Maronciu, e la responsabile dell'associazione a servizio di ogni povertà, Suor Maria Grazia Pellitteri. L'associazione a servizio di ogni povertà, che fa riferimento alla comunità missionaria Porta Aperta, aderisce a questo progetto Iris, che veramente vuole essere, diciamo, un fiore nel deserto, a volte dell'indifferenza e del qualunquismo. È vero che noi come associazione a servizio di ogni povertà, che regge e dirige la mensa della solidarietà, ecco, di questa indifferenza, ecco, non ne abbiamo vista granché, non abbiamo vista tanta. Il progetto prevede diversi servizi suddivisi per coppie con figli dai 0 a 3 anni, soggetti adulti in situazione di crisi o in stato di solitudine o di estrema povertà, e famiglie e persone senza fissa dimora. Nei comuni di Agrigento e Raffadali saranno realizzati alcuni sportelli multifunzionali che avranno uno spazio chiamato osservatorio permanente, che seguirà attraverso delle apposite equip i bisogni sociali della gente. Verranno aiutati questi soggetti attraverso diversi interventi che saranno, diciamo, effettuati in base a dei programmi individualizzati, e quindi attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità, attraverso i bonus acquisti, bonus sociali, cioè bonus sanitari e farmaceutici per le famiglie con minori da 0 a 3 anni, e attraverso le borse lavoro, che sono, diciamo, delle attività di inserimento lavorativo, di orientamento lavorativo per i soggetti che vivono particolare difficoltà nell'inserimento e nel contesto professionale. Il progetto Iris è finanziato dall'assessorato per la famiglia della regione siciliana.